chi non lo conoscesse, Emanuele Marra, come vi dicevo all'inizio, è il preparatore fisico della Sampdoria, collaboratore stretto di Montella già dai tempi delle giovanili della Roma e lo ha seguito a Catania, a Firenze ed ora a Genova. Emanuele ha fatto la mia stessa scelta, quindi ha un'esperienza diretta in questo senso e ha anche avuto la possibilità di allenare e conoscere direttamente dei calciatori di alto, di altissimo livello che hanno modificato anche la loro scelta alimentare. Non necessariamente ci rivolgiamo al calciatore vegano, ma anche ad altre tipologie di scelta che adesso nel corso del suo intervento vi mostrerà. Quello che è il nostro messaggio, ve lo ribadisco, è cercare di vedere la cosa anche da un altro punto di vista e sapere che è possibile anche ottenere dei risultati effettuando una scelta diversa da quella più tradizionale, quella più canonica. La parola ad Emanuele. Ringrazio Maurizio per la presentazione, Gianvito per l'invito e tutti voi ovviamente che siete qui presenti con una giornata del genere a Roma, che sappiamo chi vive qui almeno che cosa significa. Prima di iniziare a vedere un attimino quella che sarà semplicemente nulla più che la mia esperienza personale, mi voglio allacciare neanche a fare apposta con Maurizio con questo breve filmato che ci prepara a, diciamo così, a essere predisposti a non avere barriere create dalle condizioni di cui parlava appunto prima Maurizio. Precuderei al miglioramento, alla crescita.
se io sono convinto di una cosa, come ci faceva vedere ora quando fai il video, io vedo quella cosa, ma non perché è la realtà, perché semplicemente sono convinto che quella sia la realtà. Questa ovviamente è una frase di Albert Einstein, molto importante secondo me, che ci prepara ancora di più a quello che andremo a vedere e ad ascoltare. Allora, un altro video adesso, non c'è bisogno ora dell'audio, però facciamo ancora 2 minuti un attimo di attenzione e vediamo cosa fa questo signore. C'è qualcuno intanto che lo conosce già? Sì. Non è modificato al computer ovviamente, eh? Chi ha visto Rocky 4 quando Rocky si allenava e faceva questo tipo di addominali sembrava un extraterrestre, lui ci fa cambiare un attimo idea. Anche lui senza quel faccio, però. Sprovvisto, sì, di muscolatura generale. Ce l'ha, c'è un po' di scarpe, però così non mi lasciano. Per fare due risate un attimino mentre vediamo il video, questo qui l'ho fatto vedere ai giocatori e ai ragazzi alla Sampdoria quest'anno e qualcuno ha detto bene prof, da domani proviamo a farlo anche noi in palestra. No, ovviamente ve lo sconsiglio, non è una cosa che si può fare da oggi a domani, ovviamente. Se non la schiena la prima era non credo. Sì, penso sarebbe sceso in campo lui. A vedere ora le slide, una domanda che mi sono fatto anch'io. Allora, se mi avessero chiesto dopo aver visto questo video, torno indietro di 5 anni fa, a me di 5 anni fa, che cos'è che non può assolutamente mancare nell'alimentazione della persona che abbiamo visto prima? Sinceramente, avrei detto, beh, proteine animali. Una persona che ha quel fisico e che fa quello che fa necessariamente deve mangiare carne. Non mi so spiegare altrimenti come possa fare quello che ha fatto e che abbiamo visto adesso. Questo è quello che pensavo 5 anni fa. Non è detto che sia da escludere, ripeto, non ho certezze e quello che dico è semplicemente frutto dell'esperienza personale e condivisa con alcuni ragazzi. Però una cosa posso dirvela, molti di voi già lo conoscono,
per chi non lo conoscesse, quella preda, Frank Medrano, è un vegano e quindi appunto non assume proteine animali né derivati, ovviamente. Allora, iniziamo subito in maniera serena. Per me alimentarsi non significa solamente mangiare, ok? Cioè, se mi chiedessero, ma tu come ti nutri con il cibo? Non solo, non solo. Che cosa intendo con questo? Non ci soffermiamo, purtroppo, spesso a pensare il perché facciamo le cose, e in questo caso parliamo del mangiare, ok? Ma penso che se ognuno di voi ora in questo momento si mette a pensare al perché, ok, il più delle volte durante la giornata mangia, credo che molti di noi si ritroverebbero in quello che c'è scritto qui, ok? Il nostro è un bisogno soprattutto emozionale, che parte da lontano, da molto lontano. Al di là di tutto l'aspetto poi calorico, energetico che può dare il cibo in sé per sé, però la necessità che noi abbiamo di nutrirci, ripeto, questa è la mia opinione personale, molto spesso è dettata da un bisogno che non è quello del corpo, ma è quello della mente. Dicevo, parte molto da lontano, perché se noi pensiamo a quando siamo lattanti, praticamente neonati, ogni volta che noi piangiamo, il gesto che ogni madre ha fatto è prendere il figlio e allattarlo al seno, ok? Piango, sto male, ho un bisogno, che faccio? Mangio, mi nutro. Crescendo non cambia molto la situazione, ok? 5, 6, 7 anni, bambini che piangono, la sua faccia spiega benissimo, in mano ha una caramella, la sta per scartare e comincia a ridere. Quello che diceva prima Maurizio, ogni 7 anni, e qui ora affrontiamo il discorso puramente materiale, ok, del cibo, dell'alimentazione, ogni 7 anni il nostro corpo cambia completamente. Noi siamo un'altra persona, perlomeno dal punto di vista fisico e appunto materiale. Come si fa a negare l'importanza a questo punto di quello che mangiamo? Non ci siamo messi d'accordo sulle slide da presentare, nel senso che io ho ascoltato con piacere prima l'intervento di Maurizio, ma prima di parlare degli alimenti solidi, se devo dare un consiglio a chi vuole iniziare ad alimentarsi per me in un modo più o meno corretto, non posso fare a meno di partire dall'acqua, soprattutto poi per chi fa sport, a maggior ragione. Al di là delle percentuali che troviamo qui, diciamo che praticamente noi siamo fatti d'acqua, non possiamo dire a una persona di essere delle persone che si alimentano in modo corretto se non stiamo attenti all'idratazione, ok? Questa è la prima cosa in assoluto. Questa slide, come potete leggere, spiega cose abbastanza banali, nel senso che ci sono anche persone che non mangiano da tanto tempo, si può rimanere a digiuno per diversi periodi, per diverse durate anche nella vita, ma senza acqua è difficile pensare a una qualsiasi forma di vita. E questo per quello che riguarda il discorso di salute e benessere. Per quello che riguarda invece nel dettaglio chi pratica sport, la mancanza di acqua dà origine a scompensi, ma appunto crampi, sensazione di spossatezza, mancamenti nei casi ovviamente di disidratazione più grave. Quindi fondamentale essere ben idratati. Ora però vediamo che significa essere ben idratati, perché se io a fine partita o a fine allenamento vedo la maggior parte dei ragazzi che beve questo prodotto piuttosto che questo, piuttosto che, qui per fortuna non c'è, ma è uscito addirittura che la birra ora post gara faccia bene, quindi vabbè,
sorvoliamo un attimino, mi viene da pensare che la corretta idratazione è qualcosa ancora di lontano, perché lo vedete bene in questa foto. Noi pensiamo di ingerire comunque un liquido che possa idratarci, ma in realtà con questo contenuto di zucchero e le bustine che vedete sotto non è nient'altro che lo zucchero presente in queste bibite, noi praticamente stiamo non solo impedendo al corpo di reidratarsi, ma addirittura creiamo ulteriori problematiche. Perché? Perché lo zucchero in realtà è un componente che in natura non esiste. Vi leggo velocemente: nessun uomo ha bisogno di assumere zucchero extra per le proprie alimentazioni, ma la verità è che fin da piccoli siamo abituati ad associare lo zucchero alla felicità. Era quello che vedevamo prima nelle slide, ok? Sarà per questo che continuiamo ad assumerlo per tutto il resto della nostra vita, gratificandosi più delle volte con dolciumi o bevande altamente ricche di zuccheri. Sfido chiunque, io in primis ovviamente, a non aver avuto un momento nella sua vita in cui per tristezza, per delusione, per qualsiasi altro motivo, non si è rifugiato nel cibo, nella cioccolata, piuttosto che in altri cibi simili, ok? Se c'è qualcuno di qualche istanza, perché ti ripeto, non ho certezze, non l'ha mai fatto, alzi la mano e complimenti a lui. Come dicevamo prima, appunto, lo zucchero non è un alimento che esiste in natura, è stato creato artificialmente dall'uomo, ok? Lo zucchero raffinato, intendo, quello bianco che utilizziamo praticamente non so quante volte al giorno, non solo quello che ovviamente per chi prende il caffè mette nel caffè, perché qualsiasi alimento noi industriale compriamo, se noi andiamo a leggere gli ingredienti è difficile non trovare lo zucchero. Però che cosa ci interessa? Perché è comunque un danno per chi fa sport? Torniamo alle solite: senso di affaticamento, ridotta capacità di concentrazione, poca lucidità mentale, stanchezza cronica, ovviamente alla lunga dopo dosi importanti, picchi e cali repentini di energia durante la giornata e nel lungo periodo, dando ovviamente poi, e arriviamo però a un discorso un po' più serio che è da quello sportivo a un problema di diabete. Ora, la cosa importante è anche che una persona su 20 soffre di diabete, mentre all'inizio del Novecento, quando lo zucchero raffinato, ripeto, era praticamente inesistente, c'era un altro tipo di alimentazione più povera e più sana, soltanto una persona su 50.000 aveva questa problematica, ok? Personalmente, e ci tengo che lo farò fino a fine presentazione a ribadire questo, personalmente sostituisco completamente lo zucchero bianco, zucchero raffinato, ma anche quello di canna, con questi ingredienti qui. Ovvio che è necessario avere e reperire materiale di qualità, intendo frutta matura e possibilmente anche frutta biologica, ok? Passiamo a un secondo alimento che purtroppo è abusato, a volte anche a insaputa, ma questo perché, come ripeto, come valeva per lo zucchero, anche qui nel sale non facciamo molta attenzione in realtà a quello che mangiamo. Ogni uomo, appunto, nell'alimentazione ha bisogno al massimo di 1 chilo di sale. Noi siamo arrivati oggigiorno mediamente ad assumerne circa 10 kg all'anno, anziché 1. Come dicevamo prima, questo accade perché lo troviamo già dentro alla maggior parte dei cibi che comunemente noi consumiamo, ok? Anche qui, per lo sportivo poi, entriamo nello specifico, quali sono le conseguenze, ma non solo, ovviamente parliamo anche di salute e benessere generale, ma ci provoca questa sensazione di sale, pressione alta, cattiva digestione, insonnia, tic nervosi, stanchezza cronica, perdita di calcio nelle ossa. Alternative che finora ho trovato valide sono state il sale rosa e il malayano, che ormai si trova quasi in tutti i supermercati comuni anche, e da non sottovalutare l'uso di spezie. Sono state una scoperta vera e propria perché, oltre a dare un sapore incredibile agli alimenti, ovviamente sempre con il buon senso, non utilizzate in dose eccessive, sembra non abbiano effetti collaterali e negativi, anzi, ci sarebbe magari da aprire un altro seminario sui benefici di alcune spezie, ma
qui andiamo avanti. E torniamo a quello che diceva poc'anzi Maurizio, ovvero altro prodotto di cui soprattutto noi qui in Italia abusiamo, ormai è la farina 00. Brevemente, guardate quanti prodotti, pane, panini, pasta, impasti di ogni tipo, tessini e brioche. Ora, chi di noi quando arriva al ristorante dice vabbè, intanto mi aspetto da mangiare una cosa leggera, mangio un po' di tessini. Sì, questo è quello che pensiamo, quella che è la nostra convinzione magari. Anche qui la farina 00, come valeva per lo zucchero bianco raffinato, in realtà è un prodotto che non esiste, come vi ha detto già prima Maurizio in natura. È un prodotto super sfruttato, lavorato, distrutto di qualsiasi proprietà nutritiva e benefica quella, a tal punto che è diventato un danno vero e proprio per il nostro corpo. L'alternativa, come diceva prima Maurizio, qual è? Sì, prodotti integrali, però anche qui dobbiamo capire se sono camuffati da integrali o integrali veri. Tengo a sottolineare anche qui gli effetti negativi della farina 00, quindi di tutti gli alimenti che la contengono, in questo caso sono sonnolenza e costipazione. Ora, piccolo esempio personale, fino ai 22-23 anni ero solito mangiare circa 2 etti di pasta accompagnati, siamo a Roma, da una bella rosetta. Ok, insieme. Permettetemi il romanesco, a piombo totale a fine pasto. Sempre. Non avevo mai pensato che potesse essere dovuto a questo. Fino a che, casualmente, un giorno all'università, non potendo fare il solito pranzo, sono rimasto senza pane e pasta, incredibilmente durante la giornata non avevo più sensazione di spossatezza. Andiamo avanti. Li abbiamo visti già prima. Io qui ho elencato solamente i cereali o pseudo cereali che sono privi di glutine. Mi trovo pienamente d'accordo con quello che diceva prima Maurizio. Il problema non è il glutine in sé per sé. Ok, perché se noi avessimo grani antichi, che cosa intendo per grani antichi? Sono quei grani che non sono ancora stati modificati dall'industria per una produzione maggiore, quei grani, che possono essere anche farro, orzo, che contengono in natura il glutine, ma lo contengono in una maniera che non è dannosa per l'organismo, o perlomeno non è dannosa come lo è tutto quello che noi invece mangiamo abitualmente nella pasta e nelle farine che utilizziamo quotidianamente. E per terminare c'è il latte. Ora, non più di 6-7 anni fa, anche qui, se qualcuno mi avesse chiesto, ma a un calciatore, ma comunque a uno sportivo in generale, che cosa daresti per assumere del calcio, la prima cosa che mi sarebbe venuta in mente, non lo nego, sarebbe stato il caro e vecchio latte. C'è un problema. Il latte va bene fino allo svezzamento, perché poi, e parliamo, scusate, ci tengo a fare questa precisazione, di latte materno umano. Come abbiamo visto prima nella presentazione di Maurizio, un conto è il latte di donna, un conto è il latte di animale, cambia completamente tutto. Questi sono solo alcune delle controindicazioni che provoca il latte nel nostro organismo, ok? In più, la legge dà per buono, ok, che ci sia nel latte che beviamo, latte di mucca ovviamente, ogni giorno, loro danno per buono il fatto che ci siano una tolleranza di 750.000 cellule somatiche, ovvero pus, per centimetro quadrato. È accettabile che noi ingeriamo questo. C'è uno studio interessante
su un campione di 75.000 donne, ok, che è durato 12 anni, quindi non parliamo di una durata breve e non parliamo neanche di un numero esiguo di persone testate, in cui si è visto che l'aumentato consumo di latticini è associato con un rischio di fratture più elevate. Ormai, se si va su internet, si può trovare tranquillamente che tutti i paesi che hanno un consumo di latte maggiore ha un tasso più alto di osteoporosi. È associato. Sarà solo quello? Sicuramente no. Però intanto questo è un dato. Al di là di tutti gli effetti collaterali che vediamo ora qui, quindi carenza di ferro, il calcio come diciamo prima, il contenuto di grassi eccetera eccetera, e si può continuare anche in questa slide, rende bene l'idea il video di questo signore. Caro a letto, però
è molto, molto, molto utile per riflettere, okay, su quello che noi facciamo abitualmente, che pensiamo ci porti addirittura un beneficio. Le alternative sono semplicissime. Ovviamente il sapore inizialmente non sarà lo stesso, ma vi posso assicurare che facendo a meno di latte vaccino con aggiunta di zucchero possiamo star meglio, e questa è la mia esperienza personale, nel senso che non ho studiato queste cose, prima l'ho fatto ascoltando il corpo per necessità, e poi ho potuto vedere se era una casualità o se c'era qualcun altro che come me, togliendo il latte, ha cominciato ad avere dei benefici. E vi posso assicurare che questi tipi di latte, ovvero quelli vegetali che vediamo qui, sono anche più saporiti senza bisogno di avere un'aggiunta poi di zucchero. Ovviamente i gusti variano e ognuno di noi ha la sua scelta. Sì, questa espressione rende bene tutto quello che abbiamo visto e detto finora. Ora, al di là di quello che dicono qui le slide, torniamo al video iniziale, ok? 5 anni fa io avrei detto a uno sportivo: non puoi fare a meno di proteine animali. Non avevo la benché minima idea che questo qui, un broccolo, che a Roma è quasi un'offesa, in realtà avesse comunque delle proteine. Chi ha visto questo film, uscito un po' di anni fa? Benissimo. Brevemente, il regista Roger Moore ha semplicemente preso un individuo normale, di sana e robusta costituzione, direbbe il nostro medico, ok, questo tale, 33 anni, in perfetta forma fisica come definito dal fisiologo che l'ha visitato, e prima dell'esperimento, che consisteva in mangiare per un mese continuamente e solo da McDonald's, ma comunque in un fast food normale, ha provocato in lui, al di là del peso aumentato dopo i 30 giorni, 11 kg, e questa per assurdo è la cosa meno importante, perché poi accompagnato da una ragazza o da un ragazzo, sì, ci sono stati anche disfunzioni sessuali, ma non è questo che ci interessa più di tutto, ma intanto improvvisi i repentini cambi di umore, ma soprattutto questo signore, dopo un mese di alimentazione a base di carne e pane principalmente, faceva fatica addirittura a salire le scale della propria abitazione. Ora, questo è quello che avviene dopo che noi, all'interno del nostro organismo, dopo che noi mangiamo la carne, ok? Le tossine radioattive provenienti dal carnivorismo delle proteine animali rimangono in circolo per un periodo minimo di circa 142 ore, cioè circa una settimana. Potete continuare a leggere. Intanto voglio chiedere a qualcuno se ha mai sentito Arnold Eret. Perfetto. Al di là del tempo che il nostro organismo impiega per smaltire, diciamo così, la carne, c'è una problematica che, andando avanti con gli anni, intanto andiamo avanti anche con le slide, andando avanti con gli anni, il nostro corpo non riesce più a smaltire e a buttare fuori, diciamo così, le tossine che noi quotidianamente, giorno per giorno, introduciamo con l'alimentazione. E questo provoca un intasamento soprattutto del colon, che è l'ultima parte del nostro intestino, dove rimangono attaccati alle pareti tutti i rifiuti di scarto, appunto, del cibo che mangiamo. Molto spesso le pance immense che noi troviamo nelle persone definite obese non sono in realtà dovute al grasso, o almeno in parte, perché
gran parte di quello è provocato da un ingrossamento abnorme del colon che è infestato di feci incistate all'interno del colon stesso. Anche qui vediamo che un consumo eccessivo, okay, di proteine animali non è consigliato. È stato fatto questo studio che potete leggere, dove dicono, e poi qui non capisco perché, se si hanno meno di 65 anni questo studio è valido, nel senso che ci sconsigliano di mangiare troppa carne, praticamente proteine animali, ma è perché poi chi ne ha di più, vabbè, al di là di questo, la cosa interessante è: che significa un consumo eccessivo? Ora, da 4-5 anni parliamo spesso con i medici delle società sportive in cui mi sono trovato a lavorare, e dicevo semplicemente: io non voglio che i giocatori smettano di mangiare carne, anche perché comunque il discorso alimentazione ancora in Italia ad oggi è seguito dal medico, ok? Quando ci presentiamo nelle società è il medico che presenta il menù, dico: a me va bene tutto, io ti faccio una domanda: qual è per te medico, la quantità necessaria durante la settimana per i ragazzi di assunzione di proteine animali, quindi carne, pesce o comunque derivati? E lui mi fa: beh, 2-3, anche massimo 4 volte a settimana. Ho fatto: perfetto. Ora facciamo venire i ragazzi uno per uno qui e chiediamogli quante volte al giorno, non a settimana, al giorno, loro assumono carne o proteine animali in generale o derivati di proteine animali. Senza rendercene conto, credo che chi mangia normalmente, e poi va definito questo normalmente, assuma le 2-3 volte durante il giorno proteine animali e derivati. Mia madre mi fa: ma ho mangiato il pesce oggi, mica la carne. Ho mangiato l'uovo, che c'era? Che c'è di male nell'uovo? Ho mangiato latte. Ho mangiato la bresaola, non la carne. Non ho mangiato la bistecca. Ho mangiato un pezzo di prosciutto. No, oggi non ho mangiato nessuna proteina animale derivata. Ho semplicemente un pezzo di formaggio. Ma non c'era niente. Questo è quello che accade normalmente. Noi non ce ne rendiamo neanche conto. Oggi non ho toccato niente. Affettati, zero. Bistecche, zero. Pesce, zero. Piatto di pasta con ragù e finisce là. Va bene. Dura pochissimo, ma se qualcuno di voi già lo conosce, fa capire molto bene quello. No, non c'è bisogno di tornare. Fa capire molto bene quello che viene consigliato alla stragrande maggioranza degli sportivi e dei calciatori, ovvero: sì, è vero, la carne rossa no, mangiate carne bianca, pollo. Sono fortunate le persone che mangiano questo tipo di pollo. E sono fortunate perché qui vengono gonfiati artificialmente con non so che cosa, ma sicuramente meno dannoso di tutti gli antibiotici e gli ormoni che danno solitamente negli allevamenti intestini. E negli ambienti intensivi, scusate. Noi praticamente, se non mangiamo il pollo biologico, quello cresciuto praticamente nella vecchia fattoria che ormai in città non esiste quasi più, ogni volta che mangiamo il petto di pollo non mangiamo petto di pollo ma mangiamo ormoni e una serie di medicine che servono all'animale per sopravvivere appunto negli allevamenti intensivi. Questa è poi una cosa che però chi vuole può andare a vedersi e informarsi. Ce l'ha fatto già vedere benissimo prima Maurizio, quindi alternative ovviamente alle proteine animali ce ne sono e come, e qui ne abbiamo solamente un esempio limitato e andiamo avanti. Sorge spontanea la domanda, anche qui l'espressione del nostro amico ci fa capire bene. Personalmente, e vi ripeto, mi interessa ribadirlo questo, mi
sto trovando molto bene con questo tipo di alimentazione, ok? Soprattutto frutta e verdura. In che quantità? In che percentuale? Beh, oggi posso dire sono arrivato all'80%, 80% durante la giornata, il 60% di frutta, il restante verdura e ogni tanto dei cereali o pseudo-cereali senza glutine. Leggendo qui, semplicemente non dobbiamo credere a quello che c'è scritto, soprattutto non dovete credere a quello che vi sto dicendo io, ma solamente riflettere su quello che c'è scritto. Ovvero, è evidente che la nostra anatomia, il nostro corpo, è totalmente differente da quella di un animale carnivoro, ok? Se da domani, per qualsiasi strano motivo, non avessimo più la possibilità di andare a comprare al supermercato la nostra alimentazione, poi che è quella normale quotidiana, che cosa potremmo mangiare? Se io vedo un maiale per strada non mi salto addosso, questo è sicuro, né tantomeno mi verrebbe voglia di dare un mozzico. Se, e non so perché in città non esistono alberi da frutto, ma se io vedessi un albero da frutto con un frutto bello maturo, a me verrebbe voglia magari di prendere quello. Un esempio che si collega a quello che stiamo dicendo ora: se noi vediamo la zampa di un cane, ma possiamo sostituire qualsiasi altro animale, felino, leone, scegliete voi, anche qui è difficile che l'animale carnivoro sia in grado di, con le dita che abbiamo noi, di prendere il ramoncello e staccare il frutto, ok? Gli verrebbe più da dare una zampata con le unghie e fare qualcosa che non è proprio quella di raccogliere. La stessa cosa se andiamo un po' più all'interno, come esempio, come ragionamento, la possiamo fare per quella che riguarda la lunghezza dell'intestino, ok? Il nostro intestino è nettamente più lungo di quello dei carnivori, perché i carnivori hanno una necessità impellente, che è quella di evacuare il più velocemente possibile quello che hanno appena mangiato, ovvero la carne. Perché? Perché è tossica anche per loro. I leoni, che ovviamente vengono presi a riferimento come forza, vitalità, nell'accezione comune, una volta che hanno consumato il pasto, che avviene una volta ogni 2-3 giorni, anche nella savana, hanno necessità impellente di dormire almeno 12-13 ore continuamente. Ovviamente noi nei documentari che vediamo, lo vediamo sempre in azione, sempre alla caccia, ma se noi potessimo osservare un leone durante tutta la giornata, l'80% del tempo passa dormendo, a proposito di vitalità e forza. Lasciando da parte gli animali, ok, anche qui sarebbe tanto discutere, e veniamo a quello che ci interessa un po' di più. Ma la domanda quindi oggi è: posso fare sport e farlo ad alti livelli senza consumare proteine animali o derivati? Una brevissima ricerca ci dice che sì, probabilmente è possibile, perché se queste persone che leggete non solo fanno sport di alto livello, ma sono addirittura i numeri uno in quello che fanno, hanno fatto dei record, e parliamo, ragazzi, questo sport Ironman Triathlon, non so se qualcuno di voi sa che cosa significa, qui fai tutto, endurance, forza, cioè di tutto, tennis, sport abbastanza vicino poi a quello che è anche il movimento nel calcio, su molte accelerazioni, frenate, c'è una componente anche resistiva, perché gli incontri durano anche 3 ore, e abbiamo vegetariani appunto che sono stati campioni del mondo per 10 anni di seguito, Martina Navratilova, un po' più contemporanea, che a ben 47 anni ha vinto il suo 167° titolo in Australia, ok? Contro avversari ovviamente nettamente più giovani di lei. Billie Jean King, sei titoli a Wimbledon, anche lui, parliamo sempre di tennis.
Walter Kowalski, seguiva incontri vincenti di lotta libera, anche qui la forza bruta, se uno vuole immaginare la forza bruta, ma no, ma non mangi carne, ma dove vai, la forza. E andando avanti possiamo leggere addirittura ancora dei record imbattuti per quello che riguarda la maratona, ok? Ultra, esattamente. Da 80 a 160 km insomma, la maratona sono 42 km, le ultramaratone vanno da 80 a 160. Scottie Jurek, che è un campione a livello mondiale, ha vinto tutte le ultramaratone più importanti al mondo. Così. Qualcuna che conosciamo ancora sicuramente meglio, ancora più contemporanea, sono le due sorelle Williams. Anche qui poi mi viene da pensare, ma perché nel momento in cui una persona sta male incominciano a pensare di utilizzare l'alimentazione per farla star meglio? Ma farlo prima? Però, vabbè, per solidarietà la sorella è diventata anche lei vegan, ok? Conosciamo, credo, tutti Venus e Serena Williams. E io qui faccio fatica nel pronunciarlo correttamente, ma questa persona che vedete qui è questo signore, ok? Veniamo da noi, il nostro sport. Allora, questo ragazzo per 3 anni è stato preso in giro da me, perché gli dicevo, tu sei il giocatore più forte che ho mai visto, per vari motivi. Lui ha un fisico, se io mi sembro abbastanza poco atletico, vi assicuro che lui è 10 volte peggio di me. Più magro, no, forse più basso no, però ha un fisico, tu potevi fare il banchiere, tutto a più il postino, ma il postino da adesso, quello che praticamente prendono perché non sa quel poverino che lavoro fare, giustamente fa fare una cosa imbarazzante, fisicamente fa schifo, lo posso permettere perché siamo amici, lui lo sa. E la cosa curiosa è, fa sorridere, è che per 3 anni gli dicevo, guarda che, vabbè, tu sei così, fisicamente sei così, ok, però ti alimenti male, non è che diventi muscoloso e diventi come Mario Gomez nel 90 con quel fisico statuario, no, questo no, però ti assicuro che se cominci, non ti posso dire cosa mangiare perché non ho né le competenze né gli studi per poterlo fare, posso dirti intanto cosa non mangiare, ok? Cosa sicuramente non ti fa bene, sicuramente per te, per quello che vedo, limitate perlomeno. Lui per 3 anni mi diceva sì, ma io gioco bene anche così, non ne ho bisogno, non ho bisogno, non ho bisogno. Quest'anno, quando siamo andati via, è dovuto andare da dei dottori, da degli specialisti. Perché? Perché aveva dolore alla schiena e non riusciva ad uscirne fuori. Che cosa gli hanno consigliato? Rimosso latticini, zucchero, sale, ho aumentato quantità di frutta e verdura in particolare. Ora mangio la pasta senza glutine. Mi sento molto meglio, più leggero, con la digestione molto più veloce e con meno dolore muscolare. Non so se tutto ciò sia legato, ma credo proprio di sì. L'ho chiamato e l'ho mandato a quel paese. Ho detto, potevi risparmiarti ovviamente la spesa dei dottori. Ci siamo messi a ridere e giustamente, vabbè, ma non è importante quando si fa una cosa, l'importante è che ascoltiamo il corpo e nel momento in cui il nostro corpo ci dice che c'è qualcosa che non va, rispettiamo, ok? Possiamo dare un consiglio, non viene preso magari in quel momento, non viene preso quando ci siamo noi, però poi la persona, se è una persona intelligente, e vi assicuro che lui lo è, riflette e a suo tempo poi decide se continuare o meno su quella che era la sua strada. Andiamo oltreoceano, no oceano, scusate, oltreoceano quando gioca in nazionale, oltre manica in questo caso. Qualche anno fa Aguero, attaccante Manchester City, aveva un problema serissimo con gli infortuni, ovvero recidive muscolari, non riusciva a venirne
a capo. La prima cosa che si fa ovviamente è la preparazione, la preparazione, la preparazione. Va benissimo. Però, apro e chiudo parentesi, quanti sportivi, calciatori e comunque atleti ci sono in questa sala? Alzate la mano per favore. Ok, fate finta di non sentire quello che sto per dire, ma dal mio punto di vista, per migliorare la performance di uno sportivo è più importante un corretto stile di vita, quindi quello che fa fuori dal campo, piuttosto che quello che fa in campo. Quindi alimentazione, riposo, stile di vita corretto. Sicuramente il fisico trarrà più beneficio in questo che non in 2 ore di allenamento ottimale, o meglio, se abbiniamo tutte e 2 ovviamente è il top, ma se uno sportivo qualsiasi si allena benissimo 2 ore al giorno e le restanti 22 ore fa quello che vuole, e quindi non fa lo sportivo, non sta attento all'alimentazione, non sta attento a un riposo, non sta attento a uno stile di vita che significa anche pensieri adeguati durante la giornata, state sicuro che quelle 2 ore di allenamento possono incidere molto ma molto poco. Questo lo dico per esperienza sempre personale, non perché sia così per tutti, però da quello che ho visto fino adesso ci siamo quasi sempre ritrovati. Anche qui, come avete detto, il signor Aguero, per risolvere i problemi muscolari che ha dovuto cambiare molte cose, racconta la punta argentina, a cominciare dal cibo. Niente più pasta, niente più zuccheri, niente carne. Per un argentino non mangiare più carne, vi assicuro che è una cosa abbastanza complicata. La rinuncia infatti più difficile è quest'ultima per un argentino d'occhio come il genero di Maradona. Ero abituato a mangiare molta carne perché nel mio paese è molto buona. Non gli si può dar torto. E altri casi nel nostro campionato. Sarà difficile che al telegiornale, piuttosto che sui giornali nazionali sportivi e non, escano queste informazioni. Allora, Kurtic, abbiamo avuto un anno a Firenze, è quello che mi ha sorpreso di più in assoluto. Perché? Perché lui è arrivato e già da solo, ascoltando semplicemente le sue sensazioni del suo corpo, aveva eliminato zucchero, pasta, pane e carne. Lui è un vegetariano, l'ho messo tra vegetariani, che ogni tanto per un bisogno mentale, una volta a settimana mangia del pesce, ok? Ma perché ne ho bisogno? Uova no, assolutamente, però la testa ogni tanto quando voglio, che sono nervoso o qualcosa, mangio un po' di pesce. Non mi sentivo di escluderlo e l'ho quindi inserito comunque, perché lui è l'esempio classico di come, ascoltando in realtà quello che il corpo ci dice, noi possiamo prendere delle scelte. Poi per fare la cosa migliore e ottimale dobbiamo andare da degli esperti, ovviamente, però anche solo ascoltando le sensazioni possiamo riuscire a migliorare non poco quello che è il nostro stile di vita. Alessandro Florenzi non è un celiaco, ok? Lui ha deciso di mangiare senza glutine, semplicemente perché si è accorto di sentirsi meglio. Non me lo sarei mai aspettato, ma Luca Sbiglia è vegano da ormai, mi sembra, 2 anni e mezzo, perché me lo disse l'anno scorso Nicola Spoli, insomma parla un attimo con lui, perché mi sa che lui mangia un po' come te. Sono andato a parlarci, in realtà sì, è realmente vegano. Non siamo riusciti ad approfondire la conversazione perché si trattava di un avversario e il tempo per parlare è stato abbastanza poco, ma mi ha confermato questo. E in ultimo questo signore qua, Giulio Migliaccio, che ha una sorprendente somiglianza con quest'altro signore che è Vin Diesel. Nello spogliatoio per noi lui era Vin Diesel, appunto. E a proposito di Giulio, vi faccio vedere brevemente quelli che sono i suoi risultati fisici nei test che abbiamo proposto il primo anno a Firenze. Test che sbagliavano da componente esplosiva, muscolare, da quella della resistenza, ok? Questi sono i risultati che lui ha conseguito e riusciamo ad apprezzarli meglio nella slide successiva, dove qui abbiamo la classifica.
Questa è stata fatta per un altro scopo, ok? Che non ci interessa adesso. Però quello che mi interessa che osserviate è che dal punto di vista fisico lui è il secondo della squadra di tutta la rosa. Questo signore qua, Jovic, se potete leggere il suo libro, veramente molto molto bello, è diventato numero uno ATP da quando ha iniziato a fare questo, dare importanza all'alimentazione e tolto glutine, rimane attualmente numero uno ATP nel tennis. Al di là di doping, ok, uscito fuori, questo ci interessa fino a un certo punto, ma anche questo signore è abbastanza conosciuto, ha incominciato non da subito, mi credo, però Maurizio, lui si fa, ha introdotto questo regime di alimentazione. Il primo di cui ha vinto 4 medaglie d'oro è la Lega. Esatto. Un pugile, tanto sei una femminuccia, non mangi carne, voglio a dire in faccia. Questo signore qui, allora, qualche anno, 2 anni fa credo, quando c'era Tata Martino, il giocatore Messi non riusciva quasi più a finire una partita perché vomitava continuamente in campo. È arrivato a un punto in cui, suo malgrado, ha dovuto un attimino fare punto a capo, reset su come mangio. Si è fatto un po' di strada e è andato dal dottor Poser, che gli ha tolto tutte le farine raffinate. Qui c'è scritto soprattutto carne, in realtà, parlando con Ricky Alvarez, sono stato insieme in nazionale, mi diceva che ha drasticamente diminuito l'apporto di carne, non riesce ancora a non mangiarla, ma dalle 2-3 volte al giorno è passato alle 2-3 a settimana, con quantità esigue. Per inciso, Messi ha smesso di vomitare e negli ultimi anni è tornato a fare quello che sa fare meglio. A proposito di numeri 10, 10 consigli pratici, perché poi alla fine è questo quello che ci interessa. Che posso fare per cercare, ripeto, non di avere l'alimentazione migliore possibile, ma perlomeno di non fare grandi danni al mio organismo? Evitiamo tutti i dolci fritti, i dolci totali fritti, bevande gassate o industriali, l'abbiamo visto prima, quello che pensiamo fossero anche bevande che reintegrano le scorte saline e minerali, in realtà sono pieni di zuccheri. Cercare di limitare il più possibile tutti i cibi industriali e confezionati, okay? Quindi l'industrializzazione. Bere principalmente acqua naturale senza aggiunta di anidride carbonica. So che è difficile per chi è abituato all'acqua frizzante, perché l'acqua naturale sembra un dissedi, però posso garantire che anche qui è solamente questione di abitudine. Se poi assumiamo un'acqua minerale naturale, effervescente e naturale, che non è aggiunta di anidride carbonica, può andare bene comunque. Importante non bere durante i pasti, ma prima o dopo, quindi dopo qualche ora durante il pasto. Per quel che mi riguarda, mangiare a volontà, non ci sono quantità per me, perlomeno, su frutta e verdura fresca, di stagione, possibilmente bio, eccetera, eccetera, eccetera. E come proteine cercare di mangiare preferibilmente quelle di origine vegetale. E uso il termine preferibilmente perché questi sono comunque consigli che, ripeto, bisogna dare a dei ragazzi, giocatori che sono abituati e che hanno una concezione che senza proteine animali io mi sento male. Dolci sì, ok, ma possibilmente fatti in casa, perché è possibile se c'è un po' di tempo farli. Cioccolata fondente va più che bene, quella da latte ovviamente sarebbe meglio evitarla. Pesce, vedete quello azzurro, ma anche di piccola taglia mi sento di consigliare in questo momento, se abbiamo necessità di mangiarlo. Pesce o carne, appunto, nei consigli che diamo, che parlando con i ragazzi, massimo 2-3 volte a settimana e non 2-3 volte al giorno, se dobbiamo mangiarli.
amidi, perché poi i carboidrati veri e propri sono la frutta e la verdura, pane e pasta, se li mangiamo, o integrali, quindi la ricerca dei grani antichi è abbastanza complicata, si va prima a trovare appunto quelli senza glutine a livello proprio pratico. E stare attenti anche alle combinazioni. Il classico piatto carne e patate, bistecca e patate, un piatto che non stiamo qui a dilungarci, ma provoca delle reazioni all'interno dell'intestino e del corpo abominevoli, è una parola forse gentile, però vi assicuro che stando attento a questo tipo di combinazioni, quindi non mischiando questi alimenti che leggiamo, si possono avere dei benefici immediati. E in ultima, che è quello che diceva prima Maurizio, invertire completamente quello che è l'ordine a cui noi siamo normalmente abituati. E quindi acqua, diciamo prima, se sappiamo di dover andare a mangiare verso mezzogiorno, beviamo verso le 11:30, 11:45, 2, 3, 4 bicchieri d'acqua senza problemi. Va bene anche la frutta, in quantità, per quel che mi riguarda, illimitata, fino a che vogliamo, prima di iniziare il pranzo vero e proprio, e anche lì, mezz'ora prima, 15 minuti prima, può andare bene. Lo stesso dicasi per le verdure crude. Ora ovviamente qui stiamo generalizzando moltissimo, ma è semplicemente per dare una linea guida su quello che è in realtà l'alimento che può portare dei benefici molto differenti all'organismo. Il succo qual è? Quando io mangio il crudo, sia frutta o sia verdura, riesco a tollerare, e l'organismo riesce anche a, diciamo, se il termine non è appropriato, non è scientifico, ma a digerire meglio l'eventuale cibo carneo o proteico che viene mangiato in seguito. Questa è una slide che apre un ulteriore discorso che non credo faremo in tempo ad affrontare, però magari se ci sarà la possibilità con Davide di organizzare un nuovo incontro riusciremo magari a vederlo meglio. Mi interessava adesso però far intervenire due ragazzi che sono qui in sala oggi, che ringrazio di essere venuti, due calciatori professionisti, Lega Pro e quarta serie, che da diverso tempo hanno intrapreso un regime alimentare, chiamiamolo così, alternativo. Invito Federico e Alberto qui accanto a me. Ragazzi che attualmente, ripeto, giocano a calcio e possono dare un contributo pratico, secondo le loro esperienze, secondo le loro sensazioni, su un cambio di alimentazione che è abbastanza radicale per quello che è appunto la comune alimentazione nello sportivo e nel caso specifico appunto nei calciatori. Invito ovviamente voi a fare delle domande a loro su quello che è stato il loro cambiamento, su quello che mangiano e che mangiavano prima e su quello che sono stati i risultati poi concreti nello sport. Federico Pacciardi gioca nella Viterbese, terzino sinistro, Alberto De Francesco, centrocampista, gioca attualmente nell'area in Lega Pro. A voi le domande. Non c'è una curiosità, abbiamo la possibilità di interagire. Perfetto. Il classico pranzo pre-gara, come aveva detto prima Maurizio, prende e dice vai, puoi avere pasta, ovviamente, parmigiano, pesaule, però lui diceva mettere magari un miglio, quindi roba un po' più difficile, diciamo, da utilizzare. Voi come lo fate qua sto pre-gara e durante la settimana, insomma. Io ho iniziato a alimentarmi in modo più adeguato da giugno.
e quindi sono passato dalla pasta normale, per esempio, alla pasta integrale. Dalla pasta integrale ultimamente sono passato alla pasta senza glutine, che ancora purtroppo molte volte tu arrivi e dici sono celiaco perché lo devi dire, perché sennò ti fanno mangiare la pasta senza glutine, oppure dici sono intollerante al glutine e quindi devo farlo. Però inizialmente non l'ho fatto perché volevo arrivare a mangiare la pasta senza glutine piano piano, non cambiare alimentazione drasticamente. Quindi l'ho iniziato a fare con la pasta senza glutine da poco, da saranno già 2 settimane. E prima mangiavo la pasta integrale, quindi per esempio sabato erano 2 settimane che mangiavo la pasta senza glutine. Sono arrivato, mangio sempre la frutta prima e la verdura, e poi sono arrivato, ho mangiato un piatto di pasta normale con l'olio e basta, senza mangiare sempre per esaula e per arrivare proprio d'orecchio. E prima della partita sono andato 2 volte in bagno, perché dopo 2 settimane che mangiavo pasta senza glutine ho sentito l'effetto della pasta normale. Però poi durante la settimana mangio sempre prima la frutta, poi la verdura, la poi cotta e poi la pasta senza glutine. E la sera, per esempio a pranzo, molto spesso l'uva. Poi la sera invece magari la faccio cotta e la sera molto spesso mangio proteine vegetali. La carne non l'ho eliminata ancora perché ovviamente ci arriverò piano piano. E quindi la carne per esempio la mangio 1 volta a settimana e il pesce anche 1 o 2 volte a settimana. Però piano piano arriverò anche a eliminare quello perché comunque mangio 1 volta a settimana le legumi. Comunque la mia alimentazione è cambiata da giugno, adesso è cambiata di tanto. Quindi piano piano cercherò di arrivare a quello che ha appena detto Emanuele. E la differenza tra la pasta diciamo normale e quella integrale è visto dei miglioramenti oppure è cambiato poco? Io il pomeriggio riposo sempre. Sempre con la pasta senza glutine, con la quella integrale, dicevo, quella prima del buco. Quella integrale no, più o meno uguale, sì. Poi ovvio che comunque ti fai sempre delle domande in base a quello che leggi, a quello che ti dicono, quindi comunque magari trovi dei benefici anche se non sono effettivamente quei benefici perché te lo dicono e quindi è una cosa mentale. Però comunque cioè, conosco i miei compagni che si alimentano in modo non adeguato e lo vedo, lo sentono pure loro. Quindi comunque mangiare sempre a colazione, io mangio sempre solo frutta sempre a colazione e sto molto meglio da quando facevo un cornetto oppure pane e Nutella quando ero piccolo, e quindi piano piano sto cercando di arrivare a eliminare tutto. Quali differenze, se hai avvertito delle differenze, hai avuto a livello di sensazioni proprio fisiche quando hai cambiato tipologia di alimentazione? Hai avvertito delle differenze per dirti nei giorni di maggiore carico come sono quelli iniziali della settimana, il mercoledì quando fai doppio piuttosto che il martedì eccetera, ti sei sentito più stanco, meno forte, hai avvertito questo tipo di differenze? Almeno nel periodo iniziale di quando hai cominciato a cambiare. Ti dico la verità, il martedì e mercoledì arrivo sempre cotto completamente perché la stanchezza la sento sempre, però durante l'allenamento mi sento diverso rispetto all'anno scorso, cioè mi sento più fresco, più lucido e quindi è una cosa che mi gratifica in alimentazione contrapeso. Comunque sarebbe una domanda che vorrei fare anche al prof. Sarebbe consigliabile fare questo cambiamento magari a fine stagione, quando c'è un periodo di adattamento più lungo, insomma, in una stagione in corso, dove magari può creare qualche problema, oppure è influente? No, sono d'accordo con quello che dicevi inizialmente. Il periodo migliore è non a caso. Alberto ha iniziato nel periodo poco prima della preparazione, ok? Quindi non durante il periodo agonistico, quindi agonistico. Sarebbe bene cominciare poco prima di iniziare la preparazione vera e propria, che poi da noi in Italia è comunemente il periodo più massacrante a livello fisico. E spunto interessantissimo, mi associo, la faccio un attimo io questa domanda ai ragazzi, i benefici che hanno avuto nella preparazione quest'anno rispetto anche ai compagni che mangiavano ovviamente in maniera normale. Sì, ci sono stati benefici. Benefici maggiori quest'anno all'inizio della preparazione
e proprio messo in pratica tutti gli accorgimenti dell'alimentazione che avevamo fatto prima e mi sono trovato davvero bene, nel senso che solo e soprattutto in preparazione con i carichi elevati, forza, aerobico, posso dire di non essere mai stato stanco un giorno, proprio recuperi energia bene, ma è stanco quando qui il gruppo, anzi tutti i compagni dormivano tipo sempre forte, perché sono molto bene, sono stato. E io tu, da quanto tempo è che mangi in questo modo? Io sono qua in mezzo, ho detto no. Ma scusa, hai tolto tutto? Carne, marci? Sì, io sono vegano. Ma in partita, guarda, andiamo al discorso della partita, correte 90 minuti, sì, siete sempre lucidi di destra, vi incazzate mai. Se mangi il codice, devi curare la natura vegana, se ti mangi il codice. Se ho fatto una delle migliori di quest'anno, perché magari mi sentivo meglio, però non è che nella sua età, però comunque sì, riesci. Poi ci sono tanti fattori, legatori, servizi, ci sono tanti pesanti, quindi magari di una stanchezza perché il campo è pesante, più di volte la tosse più dura che hai, magari trasformi una determinata caratteristica, quindi io sì, anche diciamo che se mi posso dire un'altra cosa, che noi calciatori, soprattutto a livello dilettantistico, siamo molto influenzati da chi ci guida, cioè nel senso dalla figura del preparatore atletico. Certo. Questa figura è importantissima perché vengono dati dei miti o dei falsi miti che poi ti restano per anni. Cioè ci sono allenatori o preparatori che mi è capitato in passato, durante il ritiro del campionato, durante non si beve. Esempio. Non so, io rido perché è la stessa cosa. C'è invece qualcun altro che lascia. Quindi la cosa importante al di là della gara, pre-gara, eccetera, è proprio tutta la settimana, soprattutto. E quindi è molto, molto interessante quello che dicono loro. È interessante perché io anche a livello mio personale, per anni prima della partita vomitavo, associavo questa cosa all'ansia, dicevo che ero ansioso, era stress. Ho tolto la bresaola e tutte le cose mangiando solo la pasta, questa cosa mi è diminuita in maniera, l'ho fatto di mia spontaneità senza consultarmi. Quello che noi tendiamo a fare, questo volevo chiedere anche a loro, voi avete iniziato facendo voi delle modifiche nella vostra alimentazione, quindi l'alimentazione settimanale, quindi regolandovi un po' così, o siete andati da un professionista, eccetera, e sicuramente sarebbe la cosa più giusta da fare, però dico, avete iniziato comunque di testa vostra, eliminando delle cose, eccetera. Dico, io sono molto amico di lei, quindi ho chiesto, tutti e due siamo amici, quindi abbiamo chiesto a lui. Io quest'estate ho chiesto a lui e quindi lui mi ha detto tu devi iniziare piano piano, non puoi iniziare drasticamente, giustamente. E quindi poi è il tuo corpo che piano piano avrà bisogno di eliminare qualcosa, perché è piano piano che poi arrivi a eliminare qualcosa. Quindi come dicevo prima, quando ho arrivato alla pasta ho messo quella integrale e poi ho inserito adesso quella senza glutine. Mangiavo tre volte a settimana carne, adesso la mangio una volta, mangiavo tre volte a settimana pesce, lo mangio una volta, due volte, mangio i legumi, e quindi comunque come regime ho chiesto a lui, e diciamo che per esempio il pranzo non sgarro da giugno perché mangio sempre la frutta, la verdura e i carboidrati, non mangio mai il pomerino, presaola o cose del genere. Quindi poi piano piano cerco di arrivare all'alimentazione ideale che mi dice A livello di quantità, mangiare di più prima o adesso? Secondo me adesso, posso dire molto il fatto di essere vegani, dicono cosa mangi, questo anche per ignoranza, però a livello di quantità penso ora perché io
sia con frutta e quantità, cioè, quanto non voglia, poi la cura cruda, quindi con l'insalata prima di pranzo, sempre anche prima di te, con pomodoro e tomato, poi la cura prima cotta e poi le proteine che le sono sempre vegetali. Quindi secondo me per quantità non c'è più poco. Faccio un esempio, quest'estate stavamo insieme, era metà giugno, stavamo a mare, i nostri amici, i nostri amici, un panino, ci dicevano quanto ci mette da mangiare, perché stavamo da mezz'ora che mangiavamo la frutta, la verdura, il fatto, il riso, ci mettevamo mezz'ora e loro 2 minuti perché si mangiava il panino prosciutto. In relazione al peso, come è variata la massa corporea? Il peso mio è sempre uguale, infatti Emanuele poi mi dice sempre non fossilizzarti sul peso, non guardare il peso, perché poi alla fine, cioè, mangiando bene, alimentandoti bene, il peso, il tuo peso ideale è quello, quindi se levi delle cose ma ne metti altre che sono più sane, il peso ideale lo raggiungi, non è che a meno che poi fai dei programmi specifici che siano di forza o di Prof. Senta, una informazione, avendo io due figli, uno gioca a calcio, 17 anni, e la femmina gioca a pallavolo, non sono riuscito ancora a capire sul discorso mattutino, io vengo dalla generazione della tette biscottate con marmellata, con il cappuccino, forte. Nella fase di crescita, diciamo, anche se il ragazzo ha quasi 17 anni, e unito al discorso scolastico, perché molte volte escono in mezzo alle 2 e alle 3 già sta in campo, quindi anche preparare per loro un'alimentazione che gli consenta di avere energia. È ancora valido quel discorso della fetta biscottata la mattina, perché sento dire un lento rilascio, un alto destino, non ho capito ancora. Perché parlando, ecco, di grassi vegetali, della fetta biscottata, credo che sia da sconsigliare. Ci sono delle alternative? Il discorso è qual è l'alternativa alla fetta biscottata? Sì, sulla colazione intendo. No, nel senso, se uno mangiasse quello che non mangerebbe quello, che cosa poteva mangiare? Anche. Che cosa potrebbe mangiare? No, no, chiedo a lei, qual è l'alternativa che gli propone? Non lo so proprio, di mattina non so, perché poi... Allora, sempre in maniera molto graduale... Quindi orario di scuola, quindi sì. Ore 7.30 e ricreazione scolastica, ecco, diciamo... Il trucchetto, chiamiamolo così, è trovare una frutta che piaccia al ragazzo. Cominciare appena sveglio un bicchiere d'acqua, una centrifuga o un estratto magari di frutta fresca e un frutto vero e proprio. Difficilmente, anche se inizialmente è un cambio abbastanza importante, ma difficilmente avrà fame in seguito. E se anche fosse, è abbastanza comodo e pratico portare a scuola comunque della frutta secca. Non ci mandorle, quelle che comunque il ragazzo ama di più. È un inizio. Anche quindi da consigliare anche durante la pausa estiva, sì. Logicamente, perché adesso magari... Quando poi ovviamente verrà l'estate sarà anche più semplice, perché poi con il caldo è richiesta maggiormente anche l'assunzione di frutta. Grazie. Prego. C'è anche molta di più nella stagione estiva. Pure più buona. Cioè, sono un pazzo non mangio tutta l'estate, insomma. Mi aggancio alla domanda sua, ad esempio dei ragazzi della prima colazione di adesso, la mattina inizialmente appena mi alzo cerco di bere così per mettere in modo l'organismo. E poi il frutto, quantità diciamo elevata, per frutta dolce o frutta di stagione. A sazietà. Che tipo di frutta? Cioè, se la dolce acida? No, io mangio frutta dolce. Importante sapere questa cosa. Importante la distinzione. No, perché noi... c'è questo velo degli agrumi, no? Che so... Non entriamo in merito fruttaico o meno o frutta dolce, perché poi si apre veramente un altro sistema. No, perché no? Perché è comunque giustissimo l'intervento, consigliabile non mischiare frutta acida e frutta dolce. Penso io, insomma, sta frutta acida non è che poi sia così strategica per tutti i mari, no? Allora, personalmente io ho tolto la frutta acida. Ok,
però ripeto, non è, basta questo, non è quello che faccio io, per... ma quello che sente io no, per esempio, esatto, non significa che sia cioè mi chiede il limone, acqua e limone la mattina eccetera, questa è una cosa giusta o sbagliata? Guarda, possiamo, è arrivata da anni, c'è un'altra biologa nutrizionista che era la dottoressa Iolini, e sicuramente più di noi due che nutrizionisti non siamo, siamo diciamo esperti della, in quanto riguarda l'aspetto calcistico, però questa è una domanda più a carattere generale, no? Sabina, ci puoi dire tu qualcosa in merito all'acqua e limone la mattina, la spremuta d'arancio? È vero, è una cosa. Diciamo che ha una sua finalità in un organismo che non segue un'alimentazione, come la chiamiamo, fisiologica, cioè particolarmente acidificato dai carboidrati, raffinati, dai zuccheri, dalle proteine animali, quindi sicuramente un organismo del genere è fondamentale l'alcalinizzazione che deriva dal bere l'acqua e il limone al giorno. Si può discutere quando invece si segue un'alimentazione già di per sé alcalinizzante, quindi un'alimentazione crudista e vegan. In quel caso diciamo che potrebbe anche non avere alcuna finalità, ecco. Perché poi è un discorso che una persona che segue un'alimentazione vegan o crudista è un continuo susseguirsi di alimenti che riequilibrano il pH dell'organismo.